Quello che vedete dietro di me è il palco del 15° congresso del Front National. C'è Matteo Salvini e c'è Marine Le Pen. In questo momento sta intervenendo il rappresentante del Partito della Libertà austriaco e tra poco sarà la volta del leader, del segretario della Lega Nord. È netta la differenza anche visivamente tra il segretario della Lega e gli altri leader stranieri ospiti. Neanche sul palco Salvini rinuncia all'iPad per fotografare l'ovazione del congresso e soprattutto sfoggia una maglietta Basta Euro. La parola è a voi, benvenuto onorevole Matteo Salvini. È un colpo di fulmine. L'ovazione del Front National per il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, mentre Marine Le Pen spende parole caldissime. La sua energia mi manda in estasi, sono le parole della leader di quello che oggi è il primo partito di Francia. E la moneta unica è proprio il nemico comune che cementa l'unione tra Salvini e la Le Pen. Il lavoro deve essere liberato dal gioco della moneta unica. Non c'è altra soluzione possibile, il popolo francese come quello italiano lo sta comprendendo. Basta euro, basta euro, basta euro. Stop. E infatti, al termine dell'intervento di Salvini, Marine Le Pen chiede una maglietta uguale. Basta euro anche per la candidata all'Eliseo, che ha proposto un referendum per far uscire la Francia dalla moneta unica. Un ritorno alla lira non sa di passato. Io sono straconvinto che l'euro sia una moneta artificiale che ha vita breve. Che cosa c'è dopo? Non so se il futuro è il ritorno alla lira tout court domani mattina, sicuramente non una moneta che parla tedesco, non parla la nostra lingua. Se lo slogan Basta Euro piace molto al vertice del Front National, piace moltissimo anche alla base. Our lira. Un anno fa la Lega sembrava fuori gioco, ora raccoglie voti e consensi. Ecco perché da queste parti Salvini è guardato come un fenomeno. Andrea, ma vendono del vino? No, cazzo, una bottiglia di vino? E il populismo di cui gli avversari accusano non solo Salvini e la Le Pen, ma anche alcuni dei partiti no euro presenti sul palco, Austria, Russia, Olanda. E allora io dico viva i populisti in Europa. Sono orgoglioso di essere populista. Salvini è arrivato a Lione sull'onda lunga delle regionali in Emilia-Romagna. Non ci montiamo la testa, i sondaggi sono solo sondaggi, però un dato come quello emiliano-romagnolo... Ciao Italia! Ciao, è storico e fa ben sperare. C'è curiosità per la Lega Nord, sia fra i militanti che fra l'informazione. Sono francese, parlo un po' di italiano. Il congresso è blindatissimo. Tutto il mondo è paese e non erano esclusi scontri con antagonisti e centri sociali francesi. Sono un po' picchiati? Ah sì? Ah, è per questo che ci ha suggerito di non andare troppo in giro? E cos'è? Ma va a cagare, ma t'ascolto anche. L'attività mediatica di Salvini è frenetica. Tra un'intervista e un tweet è qui che detta il suo editoriale per l'ultimo numero cartaceo della Padania. Quello che mi fa girare le palle è che in un momento di grande passione e rilancio del movimento siamo costretti a uscire dalle edicole. Per Salvini il futuro della Lega è qui, in Europa. Bruxelles ci vuole sudditi. Tutti uguali al cospetto dei grandi interessi che oggi governano l'Europa. Ci vogliono semplici consumatori di prodotti e servizi che arrivano dall'altra parte del mondo. Che è anche il metro per giudicare gli italiani che negli anni scorsi hanno costruito l'euro. Amato Presidente della Repubblica? Mai. Amato quello del prelievo dei conti correnti di notte, uno dei padri dell'euro, di questa Europa, dalla Costituzione Europea, mai. È stato possibilista Berlusconi anche su Mario Draghi. I complici della costruzione di questa gabbia europea dovrebbero essere processati. Chi ha contribuito a costruire questa gabbia non dovrebbe poter aspirare a fare alcunché in Italia, men che meno Presidente della Repubblica. E l'altro grande tema di contatto fra Lega e Front National è l'immigrazione e le conseguenti tensioni sociali. Le periferie delle città, da Milano a Lione, da Roma a Parigi, bruciano e chi ha dato loro fuoco accusa noi di fomentare l'odio.
L'esplosione del Front National coincide con l'incendio delle banlieue francesi. Oggi le periferie italiane sono in fiamme. Sì, però io vado a spegnerlo l'incendio se ci riesco, non ad accenderlo. La presenza della Lega serve a prevenire questi fenomeni. La sinistra che dice c'è posto per tutti, avanti tutti, hai bisogno, sei straniero, meglio ancora, te lo da due volte, crea reazioni che poi sono incontrollabili. È un tema storico del Front National, la cui platea durante il congresso scandisce lo slogan Allez chez vous, tornatevene a casa. C'è chi dice che questa è l'alleanza, l'unione dei fascisti e dei razzisti. Degli xenofobi, dei populisti e dei sovversivi, perché mancano queste tre etichette. No, io mi sento antirazzista, anzi, un'immigrazione controllata, arginata e limitata evita problemi come quelli di Tor Sapienza, evita reazioni violente e razziste che non sono mai giustificate. Una differenza forte è che questo è il Front National e voi siete ancora per qualche giorno la Lega Nord. No, saremo ancora. Noi siamo autonomisti e federalisti. In questo momento in Italia l'emergenza è nazionale. La Padania, no? E l'intervento di oggi. Ma io sono convinto che l'Italia possa stare insieme se riconosce e valorizza le sue diversità. Cosa pensa dei terroni oggi? Che sono orgogliosi delle loro origini, come io sono orgoglioso di essere un polentone, come mi dicono. Il nemico non è a Milano o a Lecce, in questo momento è Bruxelles che va smontata e ricostruita da capo. Il nuovo corso nazionale della Lega è un pezzo di storia che cambia. Un po' come succede qui a Lione. Marine Le Pen oggi parlava dal palco, Jean-Marie Le Pen in platea. Bisogna tener conto dei tempi senza rinnegare il passato, perché Jean-Marie Le Pen c'era, ecco, io non riuscirei mai a fare come Renzi, l'Enrico stai sereno, boom, pugnalata alle spalle. Anche in Lega abbiamo affrontato le nostre vicende, le nostre crescite, però io ringrazio e ringrazierò anche Campo Umberto Bossi perché mi ha dato una coscienza e ha dato una coscienza a tantissima gente. È l'ultima riunione con i collaboratori, l'ultimo tweet prima della cena di gala. Siamo in sala stampa e Salvini fa il resoconto e il bilancio di una giornata che è stata molto intensa e che le ha regalato anche le caldissime parole di Marine Le Pen come un alleato, come un cugino, come colui con il quale vuole costruire un'Europa diversa. Nella giornata che ha visto cadere i limiti europei della Lega c'è però un solo confine che il segretario della Lega non riesce proprio a valicare, quello calcistico. Per lui Milan, über alles. Odio l'Inter. Sotto casa una moschea ma non un Interclub.